Ciao a tutti e bentornati. Mi chiamo Chiara Pacchini e in questo video ti mostrerò come utilizzare i fogli degli esercizi che troverai linkati nella descrizione del video con 4D di variazioni delle lettere maiuscole. I materiali che ti serviranno per la lezione in questo video sono i fogli degli esercizi, i fogli degli esempi, questi scritti in nero, un pennarello con la punta pennello, una matita, una gomma ed eventualmente un giornale per il bullet journal e della carta per fotocopia. La prima cosa da ricordarsi quando si va a scrivere con un pennarello con la punta pennello, quindi quando parliamo di brush calligraphy, è ricordarsi di scrivere molto lentamente. E i tratti ascendenti scriverli in maniera un pelo più veloce senza dare pressione alla punta del pennello e i tratti discendenti invece scriverli in maniera più lenta dando una leggera pressione al pennello in modo che lasci al pennarello in modo che lasci un tratto più grande. Vi mostro degli esempi. Salgo leggermente, scendo dando pressione alla punta. Leggera, poi vado a dare pressione, leggera, e scendo nuovamente con una pressione. Pressione, salgo leggera, nuovamente pressione, leggera. Pressione leggera, pressione, leggera. Facciamo un altro esempio ancora. Una H, pressione, leggera, pressione, più leggera, pressione. Leggera, pressione e leggera il tratto orizzontale. Vi mostro altri esempi. Questi fogli li troverete linkati all'interno della descrizione del video da poter scaricare gratuitamente. Pressione, leggero. Pressione, leggero, pressione, leggero, pressione e leggero l'ultimo tratto ascendente. Vediamo un'altra lettera. Pressione, leggero, pressione, leggero e nuovamente pressione. Un altro foglio, pressione, leggero, pressione, pressione e leggero, leggero, pressione, leggero. Continuo leggero i tratti orizzontali e poi vado a dare pressione nel tratto discendente e nuovamente leggero sulla punta. Questo esercizio è estremamente importante perché permette alla nostra mano di dare un'informazione al cervello in modo che automatizzi il gesto
del tracciare queste nuove lettere e del tracciarle in maniera appropriata nei tratti ascendenti e nei tratti discendenti. In tutti gli esercizi di calligrafia che andremo a fare nei video che vi mostrerò su questo canale di YouTube, il principio sarà sempre lo stesso. Prima ricalcate e ripassate la parola, la lettera, la sillaba, quello che vi verrà proposto. Solo in un secondo momento, quando avrete preso confidenza con la forma di quella lettera, la forma di quella sillaba, la forma di quella parola, potrete andare a disegnarla a mano libera, perché il vostro cervello avrà già l'informazione necessaria per andare a tracciare quella lettera, quella sillaba, quella parola correttamente. Sul mio bullet journal invece traccerò le lettere con la matita perché se è vero che gli esempi che vi ho dato sono utili soprattutto per la calligrafia con la punta pennello, è anche vero che una volta imparato a tracciare queste lettere, le potrete utilizzare anche per la calligrafia monolinea o per il lettering. Vi faccio un esempio, ho scritto già una P e una R, adesso vi faccio vedere sulla S. Potrò andare a applicare il discorso della falsa calligrafia, che torna sempre utile quando si hanno dei supporti di scrittura a punta tonda, quindi dove non è possibile modificare l'ampiezza del tratto con la pressione e possiamo farci quindi una calligrafia monolinea oppure utilizzare la tecnica della falsa calligrafia per il lettering.